8 novembre 1926. Antonio Gramsci, tra i fondatori del Partito Comunista Italiano, viene arrestato dalla polizia fascista. L'accusa mossagli è di voler sovvertire con la violenza gli ordinamenti dello Stato. Condannato a 20 anni, 4 mesi e 5 giorni di reclusione, durante la sua lunga detenzione scrive i Quaderni del carcere, uno sviluppo originale del pensiero marxiano. L'aggravarsi delle sue condizioni di salute porta prima al suo ricovero in clinica e poi alla libertà condizionale. Antonio Gramsci, uno dei fondatori del Partito Comunista Italiano.